Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Marco è tornato, eccomi. Dopo un periodo dove ho avuto un po' di cose da fare, ma noi torniamo con che cosa? Con dei suggerimenti per poter utilizzare tante funzioni che magari non conoscete della vostra Fire Stick. Marco, di che cosa andiamo a parlare quest'oggi? Allora, dopo il grande video, molto molto utile, ho fatto tutto Mickey in autonomia assolutamente, per poter usare la Fire Stick a posto dei decoder che si comprano in giro a parecchi soldini. Oggi continuiamo a parlare di Fire Stick e siccome appunto sapete che chi ci segue da tempo, che il nostro padre appunto è non vedente completamente, andiamo a vedere se anche lui potrebbe usare la Fire Stick in autonomia. E per fortuna potrebbe usarla in autonomia e anzi procederemo a insegnargli questa utilissima funzione. Quindi direi di passare direttamente a far vedere come poter fare tutto ciò. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere con che maniera potrà aiutarci la Fire Stick e quindi andiamo nel menu impostazioni e accessibilità. Qui troviamo tutta una serie di funzioni che possono aiutare persone con deficit visivi o auditivi a poter comunque utilizzare la Fire Stick in autonomia, come dicevamo prima. Quindi abbiamo per i non udenti i sottotitoli che si andranno a generare quando saranno disponibili, oppure per persone non vedenti o con problemi comunque gravi alla vista si potrà attivare il Voice View, che è la funzione che ci interessa oggi spiegarvi, perché semplicemente magari dei problemi visivi non troppo gravi comunque c'è anche la possibilità di utilizzare la lente di ingrandimento, quindi quando ci si sposterà col cursore sui tasti da selezionare verranno ingranditi e sarà più facile leggerlo. Ma torniamo al Voice View. Per attivarlo potete o attivarlo da qui, quindi dal menu impostazioni accessibilità Voice View, dandogli la conferma e abilitandolo, diventa voice lettore schermo voice 1 di 8. Come avete potuto sentire, US ai tasti su e giù per spostarti tra gli elementi, fornisce un feedback parlato mentre esplori elementi sullo schermo. Come avete potuto sentire, si è già attivata la funzione di cui vi vogliamo parlare. Voice View non fa altro che riprodurre il parlato di quello che viene selezionato sullo schermo. Quindi anche chi non dovesse vedere si sposta comunque con i cursori che trova sul telecomando nel menu sotto. 1x e lui non farà nient'altro che rileggere pari pari quello che trova sullo schermo. Potete però anche, senza andare all'interno dei menu, che magari appunto una persona non vedente dovrebbe fare diversi giri, dopo che si sarà studiata il telecomando, come potete sentire nel frattempo lui ogni volta che mi sposto mi dice su che cosa mi sto spostando. In diretta 4 di 12. In alternativa, quello che potete fare è prendere i tasti indietro e menu contemporaneamente. Uscita da concedere. E abbiamo disabilitato la funzione Voice View. Naturalmente stessa cosa per riattivarla. Stessa cosa, la stessa procedura, come tasti veloci potete riattivarlo in questo modo. Ma possiamo vedere anche tutte le altre funzionalità che sono presenti in accessibilità, le guardiamo abbastanza velocemente. Ci sono i sottotitoli per non udenti, come diceva Marco, compariranno dei sottotitoli. Sottotitoli per Alexa, mostra i sottotitoli per le risposte di Alexa se disponibili. Il Voice View è quello che vi abbiamo appena fatto vedere. Quello che praticamente fa questa funzione è rendere molto più evidente, aprendo un riquadro come in questo caso sotto, e vi seleziona le parole, diciamo quelle più importanti, per aiutarvi, per coadiuvare le persone che magari hanno problemi di vista ma non problemi veramente importanti. Disattiviamolo. Disattivato, torniamo indietro. Lente di ingrandimento l'attiviamo. Come nel caso precedente, anche qui, se vedete, vi dà una serie di tasti veloci, scorciatoie, per poter attivare e disattivare lo zoom, attivare la lente di ingrandimento, tutta una serie di funzioni. Abbiamo attivato la lente di ingrandimento, come potete vedere ha zoomato sulla parte focus centrale, quella che ci interessa a noi.
si sposta in alto a destra quel riquadro giallo per indicarvi in che punto del riquadro si trova. Andiamo a disattivarla. Poi abbiamo il testo ad alto contrasto, che è un elemento sperimentale che modifica il testo in bianco e nero e aggiunge un bordo. Andiamo a vederlo, lo abbiamo attivato, si nota molto poco, ma forse perché è una fase sperimentale, poi più avanti modificheranno e miglioreranno sicuramente questa fase, questa funzione. Si ha un contrasto leggermente maggiore per quanto riguarda i caratteri, come ad esempio, se notate, in questo punto maggiori informazioni viene contornato dal nero. Vediamo poi altre funzioni, torniamo in accessibilità, descrizione audio. Ti consente di aggiungere una traccia audio contenente una descrizione verbale dell'immagine, delle azioni, dei canali via etere ai contenuti Prime Video. Lo attiviamo. Bene, come avete visto, queste sono le funzioni che aiutano quelle persone che hanno deficit uditivi piuttosto che visivi ad accedere a dei menu e a poter essere un po' più agevolati per poter navigare in questi menu che a volte sono abbastanza elaborati. Quindi una volta che si sente o si vede quello che viene evidenziato o comunque viene descritto, c'è la possibilità di poter andare avanti. L'unica cosa che non abbiamo capito, perché non siamo riusciti ad attivarla, Marco, cos'è? Descrizione audio, l'ultimo menu delle accessibilità, e cogliamo l'occasione, se qualcuno di voi ha utilizzato questa funzione ed è riuscito ad aggiungere questa traccia audio che dice di aggiungere alle immagini e ai contenuti di Prime Video, ce lo faccia sapere qui sotto nei commenti, che siamo contenti di poter imparare anche noi questa funzione, quindi potremo sempre riferirla appunto al nostro padre, magari, non lo so, non abbiamo proprio idea di come... Anche perché abbiamo seguito l'indicazione che dice di andare in Prime Video, attivare una traccia audio che puoi registrare tu per descrivere ciò che stai vedendo, però sinceramente non abbiamo trovato nessuna informazione che ci desse poi una continuità. Cioè, cercavamo un qualcosa tipo registra e la legavi a quell'immagine. Comunque, capito. Diciamo che tutte le altre funzionalità sono veramente molto utili per persone appunto che hanno questa tipologia di problemi e può veramente cambiargli la vita, quindi gli può permettere di usare in autonomia la Fire Stick e quindi tutto il mondo che contiene da soli, ed è tanta roba, cioè, sì sì, certo, anche per una questione proprio personale si riesce a diventare molto più indipendenti e non dipendere sempre da qualcuno che ti accende la tele, si sposta, ti cerca le cose, anche perché comunque la Fire Stick ha la possibilità del comando vocale tramite il tasto, tranne la Fire Stick Lite, ma tutte le altre hanno il comando vocale, quindi basterà dire il nome del programma e lui vi porterà automaticamente su quel programma. Ragazzi, date sempre un'occhiata su Amazon, perché le Fire Stick ultimamente le stanno scontando. Noi vi mettiamo qui sotto in descrizione i link, se volete aiutarci a far crescere il canale sempre di più. Intanto vi ringraziamo perché siamo arrivati quasi a 8.900 iscritti, e la cosa ci fa veramente piacere, non l'avremmo mai pensato, si è partiti in maniera molto giocosa, tanto per parlare del nostro dispositivo vocale, e invece devo dire che grazie a Marco, perché ha avuto lui l'idea, sì assolutamente, il canale è volato. Se volete supportarci, dicevo, acquistate i prodotti che vi presentiamo cliccando sul link in descrizione, a voi costerà zero, a noi invece arriverà un piccolo supporto da parte di Amazon, e questo ci può aiutare a reinvestire in prodotti. A proposito di questo, se avete in mente qualche prodotto che vi interessa, esatto, fatecelo sapere, anche perché a breve arriverà una new entry di Amazon che purtroppo stiamo aspettando da un mese, abbiamo un ritardo di un mese rispetto a tanti altri canali, e perché quando noi abbiamo deciso di fare l'acquisto avevamo i soldini per poterlo fare, è slittata a due mesi la consegna, quindi comunque noi tardi, ma ci arriviamo, non siamo ancora dei top YouTube Wannagaps, però noi ci arriviamo piano piano, ci arriviamo anche noi, facciamo la lumachina piano piano, la tartarughina, ci arriviamo anche noi, quindi pazientate ancora un attimo e arriverà un prodotto veramente veramente bello che vi recensiremo come al solito in maniera più esaustiva possibile e con tutti i pro e i contro
che andremo a sottolineare. Bene ragazzi, io direi che dopo le raccomandazioni di iscrizione al canale, cliccare sui link per poter acquistare i prodotti, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Vai con mi piace! Ciao! Ciao!